calcio di punizione di Gioia, ancora per Gilberto, si va dall'altro lato, la Caita, Cardolini Rizzo in avanti, ancora per la Caita che arriva con uno scatto su questa palla, mette in mezzo, c'è però ancora lei Di Bello a chiudere, allora si va per Diodato in mezzo, l'ottima chiusura però di Simona Gilberto che poi va in avanti, occhio alla numero 10 che mette in mezzo e il gol del vantaggio, Cardolini Rizzo 1-0 Città di Taranto, del Taranto, allora Diodato ancora per D'Angelo che va con il sinistro, ancora guardare e poi Pisani, pareggio della Salernitana con Emanuela Pisani, Marco. Eh sì, è finalmente la sbloccata la Salernitana, un gol in tap-in per Pisani che aveva molto prontamente trovato il gol di sinistro dopo un tiro di D'Angelo, respinta, ricordarlo, non eccezionale stavolta. Bellissima Simona Gilberto, occhio qui ancora Giliberto, 2-1, bella azione di Giliberto che se n'è andata sulla sinistra, tocco di suola e palla nell'angolino alla sinistra di Bello, veramente un'ottima azione per sé. Ha segnato anche il gol, un po' tutto fare, 3-1 Buonsanti, 3-1 Taranto. Perché comunque è vero che la Salernitana ha tirato circa 30 volte in porta e il migliore in campo è stato il portiere, però loro hanno fatto la loro partita e hanno vinto secondo le loro caratteristiche. Ed ecco la esultanza delle calcettiste ospiti, 3-1 in favore del Città di Taranto.